sarà il meeting del dialogo, senza il bisogno di mettersi lì a fare tante teorie, perché a Rimini il dialogo si fa sul campo. L'esperienza da seguire è quella del Cairo. In un clima difficile, fatto di incomprensioni e conflitti, il meeting ha debuttato in terra egiziana lo scorso ottobre, 2 giorni di incontri per un totale di migliaia di partecipanti e ben 150 volontari. E sarà ancora l'Egitto il protagonista indiscusso di questa edizione riminese, non solo come tentativo di riflettere sui recenti cambiamenti di tutto il mondo arabo, ma anche per guardare, con una speranza ritrovata, a nuove forme di dialogo tra le diverse religioni. Si comincia lunedì con Tahani al-Jibali, la prima donna egiziana diventata giudice e oggi presidente del Meeting Cairo. Martedì la tavola rotonda con il professore parlamentare dei Fratelli Musulmani Abdel Hassan sul rischio educativo di Giussani, mentre l'ultimo appuntamento dedicato al mondo arabo sarà venerdì con a tema il futuro del Nord Africa. Intellettuali di spicco, sia cristiani che musulmani, si confronteranno sui terreni dei diritti e sulle prospettive future per vivere al Meeting di Rimini un'autentica esperienza di amicizia tra i popoli.